Allora, rieccoci, possiamo cambiare titolo e passare all'Inter, perché come vi dicevo ci sono le parole di ausilio di oggi, in particolare quelle su Romelu Lukaku. Sembrava, Francesco, un tema chiuso ormai, quello di Lukaku, anche perché c'è già stata Inter-Roma, ci sono stati i fischi, l'Inter ha vinto, ha segnato Thuram, quindi insomma sembrava una querel chiusa. E invece evidentemente ai dirigenti dell'Inter l'addio di Lukaku proprio non va giù, No, perché oggi ha preso, è stato intervistato da Radio Serie A e mi ha fatto un'intervista abbastanza ampia, poi andremo a leggere anche altri stralci, ma sicuramente un passaggio interessante riguarda proprio la questione Lukaku. Possiamo andare a leggere insieme le sue parole. Lui ha detto: di Lukaku preferisco non parlare, dico solo che ci deve essere in tutte le cose educazione e rispetto. A un certo punto le cose stavano andando avanti, ma sono venute a mancare proprio educazione e rispetto. Se c'è voglia di dirsi le cose negli occhi non c'è mai problema. Quando non si risponde al telefono, ci si nega o si risponde tramite altre persone, allora è il momento di voltare pagina. Da quell'8 luglio è andata così. La telefonata in cui mi sono arrabbiato, una leggenda. Ci fu questa chiamata dopo vari tentativi, ma è durata poco. Fu decisa, ferma, ma niente di particolare. Dissi ciò che pensavo in poco tempo. La famosa telefonata in cui pare la leggenda narra di un ausilio arrabbiatissimo con Lukaku, che lo trattò persino male al telefono buttandogli giù poi la comunicazione. Lui dice: no, non è proprio andata così, gli ho detto delle cose in maniera decisa, in maniera ferma, in poco tempo, però di fatto insomma la sostanza non cambia. Thomas, quindi si torna su questo tema, no? Ausilio parla chiaramente di mancanza di educazione e di rispetto. Ma è giusto. Federico, mi fai dire solo una cosa veloce? Dimmi. Alla faccia della premessa di Ausilio e della coerenza. Sì, di Lukaku preferisco di Lukaku non parlare, esatto, non è vero. Parlare. È vero. Possiamo fare la trasmissione stasera, però, niente, solo perché le parole hanno un loro peso a volte. No, effettivamente, però, è vero, Thomas, ci dà un po' quest'idea, no. Nel senso, loro continuano a dire che Lukaku è il passato, però in realtà ogni volta che gli viene fatta la domanda hanno delle cose da dire. Certo, hanno delle cose da dire, però quello che ha detto sono sacrosante, perché è la realtà dei fatti. Anche ai suoi compagni non ha più risposto neanche al telefono, neanche a loro. Ce lo scordiamo questo qua? Cioè, lui ha sbagliato pienamente due volte con questa società. La prima volta, come è andata, è stato perdonato e ha rifatto lo stesso errore. La cosa brutta è che tu non puoi fare delle interviste dove ti dicono: vuoi andare al Milan, alla Juve, per 30.000 volte dici no sia una che all'altra squadra, e poi sotto sotto col tuo procuratore stai trattando con Milan e Juve. La cosa è grave, perché stai mancando di rispetto ai tuoi tifosi, alla tua società che ti vuole, perché l'Inter, i tifosi dell'Inter l'hanno amato, perché è un grande giocatore e continuo a ridirlo. Lukaku è più forte di Thuram. Smettiamolo di fare le tarantelle e dire bagianate. Lukaku è più forte di Thuram calcisticamente, perché quello che fa Lukaku adesso, vabbè, purtroppo nella Roma, a parte che ha fatto 10 gol, 9 gol su 10, però lui, io quello che rimprovero a lui il modo, perché lui ha parlato, si è esposto, mia mamma, ha parlato della sua famiglia, Milano mi ama, Milano grazie per tutto quello che state facendo per me. La prima volta, il giorno dopo che hai tirato fuori la tua bandierina, vai al Chelsea. E la seconda volta, mentre ti fanno un'intervista del genere, tu cosa fai? Stai trattando dietro con Milan e Juventus. La cosa non è grave, è gravissima. Quindi come può un tuo compagno di squadra come Lautaro, Barella, Bastoni ad amarti, a volerti bene? Hanno fatto bene. Quando c'è stato l'ingresso in campo, l'hanno mandato a quel paese. Sì, lui è Lautaro, bene. Si dice abbia rifiutato l'abbraccio, comunque abbia fatto in modo di spostarsi in quel momento. Ma Paolo? Io ero a San Siro l'altro giorno, perché sono andato a divertirmi e vedere lo spettacolo di questo incontro Inter-Roma da terzo. Devo dire che è stata una partita nella partita, ma soprattutto mi hanno colpito alcuni aspetti, alcuni dei tifosi prima di tutto, perché più che a vedere la partita loro erano concentrati su Lukaku, sui fischi a Lukaku, sulle 26 palle che ha toccato senza incidere, perché la Roma
non ha fatto niente per farlo giocare. Quale palla ha toccato Lukaku? Scusami. 26 tocchi di palla ha fatto. Ah, 26 tocchi di palla. Sì. Okay. Pensa, no, sono anche tanti rispetto a quelli, alla percezione che abbiamo avuto. Infatti, io non li ho contati, ma toccato, però voglio dire, avrei detto 5 o 6. Credo che complessivo fatto... del calcio d'inizio. Ah, okay. Sì, no, esatto. Non è scherzo, è così. È vero, compreso il calcio d'inizio. E anche la ripresa dopo il gol. Addirittura, quindi due volte. 24 più 2, diciamo. Ma il discorso è questo, che i tifosi dell'Inter, la lingua batte dove il dente duole, a senso unico hanno vissuto una partita, non sono goduti uno spettacolo dell'Inter che ha fatto una partitona, al di là del risultato striminzito, perché ha dominato, ha giocato bene, di forza, a due squadre del resto, con una Roma rinunciataria assolutamente, che ha avuto soltanto fortuna da questo punto di vista. Mi colpisce l'aspetto di Ausilio, che non volevano parlare, però non hanno dato la mano a Lukaku, molti giocatori, tipo Barella, uno di questi. Lukaku è stato sempre fischiato in ogni momento in cui si entrava in campo, c'era, diciamo che c'è stata una partita nella partita. C'è una psicosi Lukaku, mi dispiace dirlo, l'avete questa psicosi Lukaku, ma io... non siete riusciti ad assorbire il lutto del rifiuto, insomma, ecco. Sì, più che altro il modo con cui... Il modo, sì. Allora, ma qua stiamo facendo un discorso diverso, qua stiamo parlando dell'uomo, da come si è comportato per quello che lui ha dichiarato, ragazzi. Questo è un altro discorso. È questo, il punto è questo, perché noi, l'Inter è arrabbiata, i tifosi dell'Inter, per come lui si è esposto per questa maglia e poi sotto banco era un traditore. Perché stava lavorando per altre società come Milan e Juve, dove tu fai una dichiarazione che Milan e Juve, ma neanche morto vado né al Milan né alla Juve. Sì, lui disse mai disse, l'Inter no. È in testa, certo. L'Inter è in testa, sta dominando il campionato, è la squadra più forte, quantomeno è evidente che sia la più forte tecnicamente, se non solo, anche come rosa. Però ciò nonostante si sta pensando esclusivamente ancora al fattore Lukaku, sì, a fare polemiche, questo è grave. Cioè, effettivamente Tiziano, non so come la vedi tu, cioè sarebbe il caso di lasciarla andare come cosa, dire no, non mi interessa, non ne parliamo più, oppure è giusto continuare a tirare fuori educazione, rispetto? Cosa serve? Cosa serve tirare fuori? L'hai detto, punto. Siamo d'accordo al 99,9% su quello che hai detto e devi andare avanti ancora. Cosa serve? Serve poco o nulla. Ormai... Evidentemente ancora ti brucia. Ma ti brucia, ma non puoi... Perché ti brucia, allora io di Donnarumma, Çalhanoğlu e compagnia bella cosa devo dire? Santo Dio. Capito, però se i giornalisti gli fanno una domanda, lui deve rispondere. Ma se lui risponde, ma infatti, per carità, lui è lecito che abbia risposto, però se lui dicesse preferisco non parlarne, okay, come ha fatto, certo, poi dopo però non ne deve parlare, se no. Certo, quello sì. Che sia un tema che tocca lo dimostra anche l'accorato intervento di Thomas, che qui sotto quel maglioncino giacchetta batte un cuore da tifoso e quindi ovviamente si è infervorato sul tema. Certo. Io guardando dall'esterno non me la prenderei tanto per la prima situazione, perché quando Lukaku andò al Chelsea di andare al Chelsea, perché in quel momento, ricordiamocelo, sulla carta il Chelsea era uno squadrone della Premier League che punta a vincere tutto, la Champions eccetera, l'Inter non è a quel livello. Poi dopo l'Inter è arrivata in finale di Champions League, il Chelsea non si è nemmeno qualificato, quindi scelta sì, che col segno di poi è stata sbagliata. Okay. Ma in quel momento il professionista dice ho un'offerta da un altro, non da un altro campionato, dalla Premier. Mi sta bene, questo saluto mi sta bene. E vado. Sono un professionista, saluto e vado. Però non dichiarare amore eterno e fare quello che hai fatto tu, le sceneggiate che hai fatto tu. Da questo punto di vista è molto più discutibile il secondo passaggio, in cui tutti sapevano che Lukaku doveva venire via dal Chelsea, aveva fatto un'annata disastrosa il Chelsea e peggiore ancora lui. L'Inter investe per riprenderlo, a questo punto quella farsa di staccare il telefono, non rispondere, effettivamente molto criticabile. Alla fine ci hanno smenato tutte e due, perché Lukaku, con tutto il rispetto per la Roma, è alla Roma e non all'Inter, quindi non è in una squadra che gioca per vincere lo scudetto ed è protagonista in Champions. E si è pure dovuto tagliare l'ingaggio. Ma è in una squadra che non può puntare allo scudetto e non gioca nemmeno la Champions. È vero Fabio, però ad oggi... L'Inter ci ha perso perché... ad oggi però non ha perso nulla. Beh, perché come il sta giocando... tifoso di Thomas... E certo, come sta giocando furbino, adesso, ripeto, secondo me... Il tifoso di Thomas fa il furbino Lukaku con Thuram. Il tema è Lukaku con Arnautovic. Perché se l'Inter avesse avuto...
Così. Come vero. Nelle ipotesi, certo, ma Lautaro, Lukaku, Thuram e più oggi... la quarta punta era ben diverso da certo, avere Lautaro, Thuram, Arnautovic e Sanchez Fabio, quarta prima punta. Ti ho detto appunto quindi ci ha smenato anche l'Inter. Ti ho detto appunto che secondo me è molto più forte Lukaku di Thuram, con tutto rispetto. Certo, figurarsi di Arnautovic. Esatto. Ah, quindi con Lukaku in però squadra a completare il terzetto. È il comportamento che viene bocciato, che non tolleriamo, il suo comportamento. Perché, ripeto, se tu sei un professionista, sei libero di andare a giocare dove vuoi, come hai detto te al Chelsea. Da tifoso ti capisco, ma dirigente sportivo guardo la costruzione della squadra. Puoi andare al Chelsea che non è l'atteggiamento. Dice, io ti chiamo 10 volte, tu non mi rispondi mai, questo non è rispetto. È mancanza di professionalità. E alla fine... Mancanza di professionalità. Lukaku ha detto quando parlerò io rimarrete scioccati. Però non parla. Non parla. Alla fine sua. Lukaku ha pagato la sua mancanza di professionalità perché è finito in una squadra che, come ho detto con tutto il dovuto rispetto per la Roma, non è a livello dell'Inter né in Italia né in Europa, e per farlo si è pure dovuto ridurre l'ingaggio. Sì, Antonio? Il nervo è scoperto, giustamente scoperto, e non c'è bisogno di schierarsi di qua e di là. Ci sono dei comportamenti che naturalmente lasciano molti dubbi, e quindi sono d'accordo con Thomas, ma poi so che Thomas sarebbe il primo a riprenderselo magari l'anno prossimo, quando Lukaku è... No, guarda, stavolta convinto, no. Scherzavo. Sì, scherzavo. Ma stavolta credimi, non lo vorrei più. Ripeto, il giocatore è formidabile, calcisticamente formidabile, uomo non sono poi così convinto che sia così forte, dipende dal contesto in cui viene inserito, perché io il tema dell'altra sera lo riporterei su, è vero, arrivi per la prima volta a Milano, sono passati 3 mesi, quanti mesi sono passati, dico anche a Tiziano che il nervo scoperto di Donnarumma, il Milan, noi, gli addetti ai lavori, Cialanoglu, l'abbiamo trascinato per settimane. Non è 3 mesi fa il problema Cialanoglu. Però, il problema però Anto, un conto sono i tifosi, un altro sono gli addetti ai lavori. I tifosi ce l'hanno ancora oggi con Donnarumma, tant'è che mercoledì prossimo Milan-Paris si è già preannunciata una contestazione. Però i dirigenti non ne parlano più. Vabbè, i dirigenti non ci sono anche neanche perché più. Perché devono recitare mia colpa a certi dirigenti. Sì, esatto. A parte che esatto, vabbè, non ci sono più. Non fai andare in scadenza loro. Di contratto certi giocatori. Quindi ci vedo delle similitudini, il nervo scoperto quantomeno. Attenzione, lo hai appena detto tu Federico, io non so la verità. E penso che l'Inter abbia anche il dovere, basta che non faccia quella premessa ogni volta. Noi non ne parliamo, abbiamo già detto tutto e poi ci fanno trasmissioni, non solo noi, ci fanno trasmissioni di parole loro stessi. Chiaramente un po' volendone fare. Ma il discorso è che Lukaku, a mio avviso, sta seguendo anche una strategia. Poi parlerò, magari non aggiungerà niente, saranno i soliti nomi di chi o racconto che già conosciamo. Però quando rischi che si possa aggiungere qualcosa alla trama di un film, è meglio spiegare, è meglio raccontare quello che è capitato, secondo me, da parte dell'Inter, dalla propria prospettiva. Io aspetterei, prima di giudicare esattamente, ma la rabbia non cambierebbe, perché lui ha flirtato con alcune squadre, ma ricordo anche che la gestione degli addetti ai lavori del problema Lukaku era quella di porre l'attenzione su chi tentava, chi non l'ha fatto giocare, chi l'ha messo, chi non, l'allenatore, le altre squadre, prima della Coppa Italia. Cioè hanno cercato di creare confusione, quella confusione che non mi faceva tornare i conti alla fine. Ecco, mi aspetterei qualcosa, non che stravolgesse la realtà, anche dalle parole di Lukaku, che a mio avviso, ben consigliato, più che a mio avviso, da quello che mi dicono, gli è stato consigliato, non è il momento di parlare adesso di quella situazione. A Roma ci sono anche problemi più seri, di squadra, di allenatore, di piazza, di una squadra che, se lui ha toccato 26 palloni, probabilmente se li è andati anche a cercare quei 26 brutti palloni. Sì, sì, e la due, Roma non come l'ha dicevate sì, voi, sicuramente sì, messo nelle condizioni di giocare però una buona partita. Cioè, ragazzi, avesse giocato ancora da qui, datemi... in quel modo sarebbe stata criticata tantissimo. Ma questo è sicuro. Datemi 2 minuti, torniamo ancora con l'Inter, ancora col discorso Lukaku attraverso Lukaku, Thomas. No, c'è da precisare anche una cosa, perché tutto questo polverone è uscito quando l'Inter andò a trattare con il Chelsea e a quel punto lì quelli del Chelsea dissero
Attenzione ragazzi, voi siete proprio sicuri che Lukaku vuole venire da voi? È lì che l'Inter ha avuto la pulce nell'orecchio. Ricordiamoci questa cosa che è molto importante, perché 40 milioni più bonus per loro era fatta. Sì, sì, no, l'accordo però tra Inter e Chelsea c'era. Il Chelsea disse, ma voi siete proprio sicuri che Lukaku vuole venire a giocare da... E lì allora ci fu il campanello d'allarme e poi da lì tutte le telefonate fatte al giocatore, lui che non risponde, chiamano i suoi compagni e non risponde, e da lì allora l'Inter ha deciso di abbandonarlo, giustamente. Sì, sì, no, sicuramente. È questo. Lui poi dice che sono successe cose che un giorno racconterà, ovviamente noi aspettiamo che lo faccia, è chiaro. In tutto questo, Francesco, si apre anche un altro tema però, perché è vero, l'Inter sta facendo finora benissimo, quindi non è un po' come andare a cercare il pelo nell'uovo, però là davanti, non essendo riusciti a prendere Lukaku, un problema c'è. Per ora ci pensa Lautaro, ci pensa Thuram. Le seconde linee, chiamiamole così, in questo momento... insomma, zoppicano un po', Sanchez così così, Arnautovic addirittura... Zoppica molto. È proprio sparito, zoppica molto, esatto. Quindi a gennaio l'Inter cosa potrebbe fare? Beh, molto dipenderà, tutto dipenderà anzi dal rientro meno di Arnautovic, che viene segnalato come potenziale convocato settimana prossima per Salisburgo-Inter. Quindi in teoria l'attesa dovrebbe essere finita, lui si è fatto male durante la trasferta di Empoli in Empoli-Inter, è rimasto fuori tanto tempo e adesso vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Poi naturalmente bisognerà capire anche come rientrare in campo, in quali condizioni, però la sensazione è che se Arnautovic non dovesse dare risposte effettivamente concrete, l'Inter potrebbe pensare di andare sul mercato a gennaio, e c'è un nome che in realtà è l'unico nome papabile in questo momento di spessore e di livello, che è quello di Taremi. Taremi ha costato al Milan quest'estate, trattativa sfumata proprio nelle ultime 24 ore di mercato. Adesso è un nome che torna in auge perché di fatto lui col Porto non ha mai rinnovato, quindi di fatto lui va in scadenza di contratto a giugno, e quindi chi lo vuole a giugno lo potrà prendere a parametro zero. È chiaro che fa gola a tanti, tra cui ovviamente anche l'Inter. L'investimento sarebbe relativamente basso, perché parliamo di 8-10 milioni di euro, è alto se consideriamo che il giocatore va in scadenza di lì a 6 mesi, però insomma è un po' il gioco delle parti, cioè investire un po' per non farselo portare via giugno e non partecipare a un'asta sull'ingaggio a giugno, soldi che sarebbero una sorta di extra budget per l'Inter, però è anche vero che l'Inter potrebbe contare sui proventi quasi certi del passaggio agli ottavi di finale di Champions League, quindi di fatto comunque le casse sarebbero ulteriormente rimpinguate, quindi magari Inzaghi potrebbe anche chiedere un sacrificio da parte del club per provare a chiudere per Taremi a gennaio, soprattutto se davvero, posto che Lautaro e Thuram stanno facendo molto bene, le cosiddette seconde linee, Sanchez e soprattutto Arnautovic, non dovessero dare garanzie. Servirebbe all'Inter, e poi ti chiedo anche se nel caso arrivasse tu lo vivresti come uno smacco, caro Vinci, perché come ricordava Francesco, il 31 agosto pomeriggio il Milan credeva di averlo preso, sì, Taremi. Lo vivrei negativamente per una semplice ragione, perché Taremi il Milan ha bisogno molto più dell'Inter. Assolutamente, bisogno vitale della punta, e quindi Taremi sarebbe l'uomo giusto, quello che volevano, discutemmo proprio qui in quel periodo, se vi ricordate. Il problema di fondo è che l'Inter non vedo, sto dicendo, come possa acquistarlo a gennaio per tantissime ragioni, soprattutto delle scadenze molto importanti, diverse, economiche, fondamentali, e Taremi, se certamente, se c'è una certa coerenza, lo venderebbero per 10 milioni di euro a gennaio, anche se in scadenza di contratto, perché per 12, 13, 15 non l'hanno venduto al Milan in estate, quindi 4 mesi dopo proporzionalmente anche 10 se, milioni. Se non ricordo male saltò per problemi con Taremi, non col certo. Porto, cioè col Porto d'accordo e poi c'era. Ripiegò su Jovic perché non aveva alternative con nessun altro, quindi è stato l'unica pecca di mercato che ha fatto un ottimo mercato il Milan. Sinceramente l'Inter non credo abbia bisogno più di tanto di Taremi, perché è coperta ampiamente con Arnautovic, vediamo cosa succede quando rientra, perché sei fortunato, però a Sanchez come riserva, davanti a Lautaro e soprattutto Thuram, che sta facendo molto bene, non mi aspettavo, è stata una sorpresa anche in sede risolutiva. E diciamo che Taremi sarebbe una sofferenza se andasse all'Inter. Però comunque, è anche vero che stanno facendo benissimo Lautaro e Thuram.
però sono veramente i due contati, cioè se a uno dei due viene un raffreddore, e lo vediamo nel calcio di oggi, succedono gli infortuni, chi è che gioca? In considerazione, noi parliamo dei goleador che sono fondamentali, ma è il tipo di organizzazione di gioco che porta più giocatori a segnare che deve essere la caratteristica principale di una squadra. Tu hai Lautaro, ma hai anche i centrocampisti che vanno a segno, sto parlando dell'Inter, sì, sì, sì. Quindi con una certa frequenza e con una certa capacità di conclusione della media e lunga distanza, quindi è una caratteristica che va al goleador Lautaro 11 gol, Taremi o Pinco Palla. È il tipo di gioco che hai e i giocatori che hai per esprimere questo tipo di gioco. A mio modo di vedere, poi faccio i debiti scongiuri perché sono milanista, l'Inter allo stato attuale ha la squadra più forte del campionato, quella che ha segnato di più e che ha subito meno gol. È vero, è verissimo. Addirittura due squadre, perché ad esempio... prescindere dalla mancanza di Lukaku o Pinto Palla. Sì, è verissimo. La stessa Roma, e concludo, ha segnato 20 gol. Però ne prende tanti, ce lo però ne prende domenica, tanti, no? quindi tu hai un bomber che segna, che fa segnare di più la squadra, ma se non hai la copertura in difesa, il bomber da solo non ti risolve i problemi. Tu hai... Ha ragione perfettamente, i centrocampisti. Il Milan ha fatto un solo gol, l'off to shake di centrocampo, non ha segnato mai. Appunto. E soprattutto. Però Lautaro ne ha fatti 11, cioè comunque sì. 11 gol, un attaccante a novembre è tanta roba. Tantissimo. Lo so che segnano anche gli altri, vero, però il però trascinatore. Sono importantissimi anche. Sono fondamentali, l'Inter ovvio. L'Inter... Ma poi se tu hai il bomber, le squadre avversarie curano il bomber. Gli altri sono più liberi. Il bomber è col suo movimento, esatto. Col suo portarsi via il difensore, apre gli spazi anche per i compagni che vanno dentro. Nel derby non ha segnato perché il bomber lo curavano e segnavano gli altri, quindi hanno preso 5 pere così. Vabbè, questo è un discorso... è la realtà dei fatti. Vedi, sostanzialmente... Tu fai lo spiritoso. Noi abbiamo preso 4 dei 5 gol... dai centrocampisti. Per appunto, perché stavano tutti dai curando Lautaro, e quello anche che su calcio hanno fatto Thuram e gli altri e hanno fatto gli altri. No, però voglio dire quanto diceva Tiziano, che è verissimo. Non solo come centrocampisti, l'Inter ha ad esempio Çalhanoğlu, Aslani, Di Marco, soprattutto poi ha segnato gol anche a Cerbi. Quindi mi state dicendo non Augusto. Serve investire ancora su una punta perché già così l'Inter è completa. L'Inter è completa, okay. Secondo me. Fabio? Totalmente in disaccordo. Vai. Allora. Sto con Verga. Grazie, anche Paolino. E i Bastian Contrari sono sempre un no, perché? Ma no, totalmente perché in disaccordo perché? Perché sennò a questo punto, perché comprare un attaccante in più? Perché averne quattro di un certo livello? Cioè, andate contro la natura delle rose di calcio. Esprimo in le mie motivazioni. Poi si sopperisce. E vediamo se anche Antonio le condivide. Punto primo. Ho notato da parte dell'avvocato Vinci il ripetersi, credo che siano 12 anni che lo sento, dal 2011, da quando Moratti cedette l'Inter, che tanto l'Inter non può comprare nessuno perché al limite del fallimento deve portare no, i libri in tribunale. Questo. E quindi ha detto, ho detto non che so ha come potrà comprarlo a gennaio. L'Inter ha altre scadenze. Sono 12 anni che sento questo ritornello, sono 12 anni che l'Inter fa mercato. Non è vero. A parte questo. Il discorso è semplicissimo. A parte questo. Poi il tema è Arnautovic, Taremi. Allora, Taremi non è, va chiaramente a sostituire Sanchez o Lautaro, è il tipo di giocatore centravanti di stazza che doveva essere Lukaku, non è stato Lukaku, non è stato Scamacca perché gliel'ha portato via l'Atalanta, hanno preso Arnautovic. Ma qual è stato il risultato? Che sei primo in classifica e che hai l'attacco più forte del campionato. E hai due squadre. Aspetta, e allora vado hai due su questi, squadre. Vado su questi e due allora? Temi. Arnautovic va per i 35. L'anno scorso al Bologna ha fatto 21 partite, quindi la metà delle partite. No, ha fatto meno di 10. L'anno scorso al Bologna ha fatto 21 partite. Ne ha fatte 21 perché è entrato 7 minuti dalla fine in 11 circostanze. Cioè tu conti le presenze, presenze, capito. Presenze, 21 partite, sì. Quindi minuti ho dei dubbi. 850. Cioè, mi lascia perplesso che con un anno in più e reduce da un infortunio possa essere un giocatore anche affidabile. E quindi bene fa l'Inter a prendere, a puntare questo Taremi. Sugli ultimi due punti
è chiaro che se hai Lautaro e Thuram che segnano in questo modo, puoi anche dire come terzo attaccante me ne tengo uno infortunato e come quarto Sanchez che una volta ogni tanto entra e magari fa anche un golletto. Ma per la legge dei grandi numeri Lautaro e Thuram non potranno andare certo. avanti fino a Ma maggio infatti. A fare tutti forse i gol che stanno facendo diverse. Con tutta questa costanza. Forse parliamo lingue diverse. Sull'ultimissimo aspetto. Ma poi non l'ultimissimo aspetto, stai dicendo delle cose. Che vabbè, tu Lautaro ha fatto vabbè, parla lui. Quanti vabbè. Gol ha fatto Thomas Lautaro? 11 più 1. 11 gol in quante partite di campionato? 10. Cioè 11 gol in 10 partite non è un rendimento normale che tieni allora, fino alla fine della stagione. E allora se tu sei una società certo devi prevedere un ricambio certo, anche perché ragione, se no giocando in continuazione ma forse non hai capito arriva gennaio, hai 9 marcatori diversi cosa hai 9 marcatori hai perché hai Lautaro diversi. Che sta giocando in questo modo hai centrocampisti che l'anno scorso ha segnato 24 gol quando... più 6 in Champions quando Lautaro avrà un momento di flessione ci sarà bisogno di qualcun altro parliamo delle lingue diverse Tiziano ti sta dicendo ti sta insegnando anzi che si può modellare una squadra secondo uno schema anche diverso senza avere per forza il riferimento esatto. però io ribadisco sì, certo. che il riferimento ce l'hai finché perché fai, in questo finché momento se hai fare, un trascinatore scusami Federico, se dovessi fare necessità virtù nel senso che si infortuna a un momento di forma limitata tu puoi io quello volevo aggiornare. Dire ripartiamo da qui ragazzi anche perché ho le parole del procuratore di Lautaro a proposito di leader è effettivamente a sentire il suo agente Lautaro si legherà all'Inter per molto molto tempo, a tra poco. Allora rieccoci ben ritrovati, si parlava di Inter, si parlava del discorso nuovo attaccante punta e c'era Paolino agguerritissimo che voleva entrare a gamba tesa su Tiziano Crudeli, ho capito bene Antonio? Ma è abbastanza facile farlo, no? Sto scherzando. No, Tiziano ha detto una cosa molto interessante, quello che in questo momento l'Inter sta sopperendo con la bravura, con l'organizzazione del gioco, con tutti quello che, con tutti quei dati che portano l'Inter a confermarsi come la favorita, anche senza avere il terzo, il quarto attaccante, quello che è. Si parte sempre dalla criticità cominciata quest'estate. Quando l'Inter vende Dzeko, cioè lascia Dzeko libero, ma cerca di prendere, cerca di confermare c'è l'attaccante che poi fugge a Roma. Di Marotta, molto emblematica. L'ha fatta Marotta, non l'ho fatta io. La potete andare a vedere e valutare. Cosa diceva Marotta? Che di solito chi vince il campionato ha la difesa più forte, per vincere il campionato bisogna avere la difesa più forte. Beh, in Serie A è così, insomma, storicamente è così. Lo diceva diciamo, Fabio Capello, diciamo che è un dato importante. L'ha detto anche Marotta recentemente, sui giornali sportivi c'è la dichiarazione di Marotta. Non l'ho detto io, ci mancherebbe tornando al quarto attaccante, sì, però a questo punto spiegatemi perché allora cercano, cioè è un falso problema allora quello di non è un falso problema perché ti devi tutelare nel caso in cui possa succedere qualche problema fisico o roba del genere. Se là davanti ti viene a mancare un bomber ne risente anche il tipo di gioco. Tiziano, voglio dire, voleva avere io ho Lukaku, parlato della Roma, la Roma ha il terzo attacco del campionato eppure ha 14 punti. Però, se l'Inter quest'estate era pronta a spendere 40 milioni per Lukaku è perché evidentemente la punta la voleva. Perché non pensava che Lautaro discorso. Facesse 11 gol in 10 partite. Chiaro. 11 più 1 perché ne ha fatto anche uno in Champions. Quindi sono 12. Ma devi per forza averne uno forte, comunque, ne devi avere tre. Possiamo perché tenerlo, hai una competizione. No? È quello che ti sto dicendo. È quello che ti sto dicendo. Sembra che ti dà fastidio che vogliamo prendere un altro attaccante noi dell'Inter. A me possiamo tenerlo lì. Mi dà fastidio la tua ignoranza in materia. Noi lo possiamo la tenere tua lì. Ignoranza ma te, non quella dell'avvocato. Se noi vogliamo prendere un altro cosa te ne frega? Sei ignorante. Ma non me ne frega niente. E allora se fai delle valutazioni devi farlo ad ampio raggio. Allora, noi vogliamo... Devi conoscere i dati. Devi conoscere il gioco. Ma se a Lautaro gli viene la febbre o gli viene il morbillo noi abbiamo Taremi. Tu non sei preparato. Abbiamo Taremi. Lui è preparato. Ma povero Fieri, povero Thomas, cosa, guarda qualcuno, Thomas ti faccio strappare un sorriso da Francesco perché ha parlato il procuratore di Lautaro
E insomma, buone notizie, mi pare di capire. Ottime notizie, perché bene. Alejandro Camano ha rilasciato questa intervista FC Inter News, nella quale parla diffusamente anche del rinnovo di Lautaro Martinez, del suo assistito, e sono solo buone notizie, perché dice: l'Inter vuole rinnovare il contratto a Lautaro e noi vogliamo prolungare. Non ci saranno problemi, ci vedremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Non conta solo il denaro, sono importanti anche il progetto, il fatto che vada tutto bene, quanto stia crescendo il sentimento interista nelle persone. Ci sono svariati fattori. Lautaro non è solo soldi, Lautaro è anche sentimento per il club, una città che gli vuole bene e a cui lui vuole bene. Lautaro da pallone d'oro? Ne sono convinto. Una volta che si chiuderà l'epoca Messi, il mondo del calcio si aprirà alle nuove generazioni. Lautaro ha una traiettoria enorme ed è già una stella a 26 anni. Abbiamo grande fiducia nel futuro, per questo non diamo importanza ai soldi ma al progetto. L'Inter ora ne ha uno molto buono e Martinez è felice. Ricordiamo che Lautaro scade nel 2026, quindi insomma c'è tanto tempo ancora per poterne parlare, però è chiaro che con i numeri che dicevamo prima, 11 gol nelle prime 10 giornate di campionato, 12 gol in 13 presenze ufficiali nel corso di questa stagione, ovviamente fa gola a tantissimi. Lui per primo però ha professato amore all'Inter, lo ha fatto non più tardi di 2 giorni fa, a margine della cerimonia del Pallone d'Oro. Una radio di Madrid lo ha avvicinato chiedendogli un parere sul Real Madrid, sperando insomma di stuzzicarlo un po'. A Madrid sognano di formare la coppia Lautaro-Mbappé, no? Un domani. Per Mbappé ci sono buone possibilità, ma evidentemente Lautaro sta bene all'Inter, lo ha confermato, e il procuratore suo oggi ha fatto la stessa cosa. Cioè, mi sembra quasi una mosca bianca, nel senso, se è vero quello che dice, non guarda i soldi, non gli interessa nulla, pensa solo al progetto, l'Inter. Tu sei un po' scettico, Verga, su che queste dichiarazioni. Che non guardi i soldi, non ci credo proprio. Probabilmente c'è una situazione in cui, nonostante secondo l'avvocato Vinci sia impossibile perché l'Inter sta per fallire da domani. Non ho mai detto questo, ma non l'ha detto, è vero. Non ho mai detto una cosa del genere. C'è la volontà da parte della società di fare un esborso Tiziano importante. Tiziano, intervieni per fuori, e quindi di la riconoscere a Lautaro un ingaggio molto importante. Dall'altra parte c'è, però Fabio, perdonami, molto importante, 7 milioni. Io sono convinto che Real Madrid, se decide di prenderlo, gliene offre, non dico il doppio, sì, però 12, a 12 ci arriva. 12 ma tutti, qui è l'altro 12. Discorso. Quindi, allora, infatti, 7 milioni, vediamo se saranno 7 o saranno 7 e mezzo, 8. A questo punto entra in gioco l'uomo più che il giocatore, il quale evidentemente lui come persona, i suoi affetti familiari, tutto quello che c'è intorno. Fabio, stiamo facendo lo stesso discorso di Lukaku. Lukaku ha fatto le stesse cose, ragazzi. Dopo l'esperienza, vogliamo parlare. Allora, se dovesse andare via finendo, cosa dobbiamo fare? Tiriamo fuori queste dichiarazioni e le andiamo a rivedere. Dobbiamo sparare. Evidentemente, perché dopo la fine dobbiamo far questo. Lukaku a Milano aveva passato un anno. Lautaro, lo sai meglio tu di me, ma sarà 5-6 anni che è a Milano. Benissimo. Evidentemente, però, è cresciuto qui, si è creato il suo mondo. Per cui, è chiaro, io sto parlando facendo i conti con i soldi degli altri, che è sempre facile. Però a questo punto ci sta. Come fa l'Inter, d'altronde? Ci sta che un professionista dica: tra prenderne 8 qui dove sto bene e prenderne 10 da un'altra parte dove devo andare a ricominciare da zero, certo. Siccome non è che rischio di tirare un po' la cinghia a fine mese perché prendo comunque 8 milioni all'anno, certo. Me ne sto qui che sono e un pascià. Perché molti, quasi tutti lo fanno? Non lo so, perché, ma allora, perché evidentemente è una questione quasi di tutti denaro. Che dici tu non si trovano è una così di bene all'interno dell'ambiente, la come variabile. Lautaro evidentemente si trova bene all'interno del suo ambiente, la variabile sì, ma anche altri giocatori, no, perché, se vuoi ti faccio dei nomi, si trovavano bene, sono nati e cresciuti, erano tifosi della, non sto della dicendo squadra, che sia impossibile, eppure sono andati sto via. Dicendo la ragione che vedo io dietro a Tonali a tutto questo e a Donnarumma amore non è puramente e miele espresso anche dal procuratore, sì, sono motivi personali, dici tu, che non vuol dire i soldi non contano niente, di soldi gliene dovranno dare e parecchi per arrivare a chiudere la vicenda. Io vorrei un momentino prima di dire il mio concetto sull'argomento, volevo rilevare che Verga continua a mistificare le situazioni. Io non ho mai detto che l'Inter sta fallendo, né 12 anni fa lo potevo dire, peraltro io stesso ho seguito tutto l'iter qui su 7 gol di Tohir, ho seguito tutto l'iter successivo e anche la vicenda sfortunata di Zhang. Il problema di fondo è diverso, quindi non diciamo sciocchezze. E riguarda Lautaro, ma riguarda anche l'atteggiamento dei calciatori. Da questo punto di vista sono d'accordo con l'attore,
perché lui deve fare un film, sta vestito in questo modo perché mi ha detto che deve fare un film. Ha detto che ha tagliato i capelli così perché deve fare un film. Il look precisiamo. Ma già lo sta anticipando. Ma sono d'accordo con lui che è scottato da Lukaku e giustamente dice si può ripetere la situazione, la stessa situazione anche sì, non sappiamo. Non ti fidi al 100%. Però la variabile impazzita. A questo punto non mi fido più. La variabile impazzita non è neanche il Real Madrid. La variabile impazzita sono gli arabi che offrono 4 volte, 5 volte, 10 volte, vedi Benzema, quello che è successo con 200 milioni di euro, che sono somme particolari. Vicino a quelle somme, non lo so se un giocatore lanciatissimo che ama Milano, che ama l'Inter, che ama tutto, che è un grande campione, che è da pallone d'oro, può scappare da quelle offerte particolari. Se io leggo le parole, Antonio, del procuratore, lui ha proprio specificato: non è una questione di soldi, ma di progetto. Allora, il progetto può essere un Real Madrid, ma l'Arabia no. Cioè, certo. Se poi dopo vai in Arabia, allora veramente era meglio non farla questa intervista. Poi magari in Arabia assolutamente sì. Io penso che ci siano passi più in avanti in questa possibilità rispetto a tante altre. Poi nel calcio mai dire mai. Però ripeto, la situazione è stata ben delineata e è chiarita da queste parole e la posizione è sicuramente diversa. Capisco lo scetticismo dove nel calcio ti può arrivare l'Arabia, ti può arrivare il Paris Saint-Germain, cioè magari l'ambizione è quella di andare al Real Madrid perché è sempre circolata questa voce, però sentiamo anche le dichiarazioni del presidente del Real Madrid che ambisce ad altri nomi, a volte si potrebbe anche barare per centrare un terzo obiettivo. Detto questo, è un grande giocatore, sta facendo molto bene, è cresciuto tantissimo. Mi ricordo quando non si esprimeva ai livelli, era appena arrivato con Spalletti allenatore dell'Inter, quindi tanto per essere chiari, quando si dà fiducia, quando c'è talento, poi emerge al di là dell'allenatore o della società. E mi dicono che la sua intenzione è quella di rimanere a Milano. L'Inter in questo momento rappresenta un valore importante per il calcio, non solo quello italiano. Mi permetto però di dire, quando raccontiamo le cose, qui prendo le distanze da quello che dice Verga, nell'unico appunto che gli faccio fino a questo momento, è vero che non fallisce, però ci sono anche dei soldi da restituire, mi dicono molto importanti, con dei tassi molto importanti, che vengono messi poco in luce dalla stampa italiana. Meglio parlare di plusvalenze o di altri fattori. Ci sono dei soldi da restituire? Sì, sì, c'è il prestito da restituire a Octree. Con delle scadenze ben precise? Sì. Perfetto. Ne sento parlare sempre poco. Sono 350 milioni entro maggio. Però se non li restituisce è un problema di Zhang, l'Inter diventa di Octree. Sì, basta poi sapere di chi rientra. Quindi se il progetto sarà A o B è importante. Parlare dei dati ufficiali è altrettanto importante perché incidono anche sulle decisioni, sui rinnovi, sugli acquisti che si possono fare. Il debito puoi continuarlo a fare, ma il debito si accumula e devi sempre restituirlo. Devo andare in pubblicità, ragazzi, datemi 2 minuti.